Dal libro di Cielo, volume 20, 6 ottobre 1926. Martirio nuovo, chi non fa la volontà di Dio tronca la vita divina in essa. Privazione degli scritti, Gesù la consola facendolo vedere tutto scritto nel fondo dell'anima. Mi trovavo tutta immersa nel vivo dolore della privazione del mio dolce Gesù e dicevo tra me: mio Gesù, come non hai compassione di questa piccola figlia tua, che come si sente priva di te, si sente strappare la vita? Non è una pena sola che sento, che sarebbe più tollerabile, ma è vita che mi sento mancare. Sono piccola, sono debole, e se non per altro, almeno per la mia troppa piccolezza, avresti dovuto avere compassione di questa povera piccina, che sta quasi in continuo atto di sentirsi mancare la vita e di riprenderla per sentirsi di nuovo morire. Mio Gesù, amore mio, che martirio nuovo è mai questo? Non mai sentito. Morire tante volte e poi morire. Sentire mancare la vita senza la dolce speranza di prendere il volo per la mia patria celeste. Ora, mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù si è mosso nel mio interno e con accento tenero mi ha detto: piccola figlia del mio volere, coraggio, tu hai ragione che è vita che ti senti mancare, perché privandoti di me ti senti mancare, finire la vita del tuo Gesù in te, e con ragione tu, piccola piccina quale sei, senti il duro martirio che la vita finisce in te. Ma tu devi sapere che la mia volontà è vita, ed ogni qualvolta le creature non la fanno, la respingono, è una vita divina che respingono e distruggono in loro. E ti par poco il dolore, il martirio continuato del mio volere nel sentirsi troncare come sotto di un ferro micidiale tanti atti di vita che con tanta bontà vuol far sorgere nelle creature? E per ricambio di questa vita divina troncata in loro fanno sorgere la vita nelle passioni, nel peccato, nelle tenebre, nelle debolezze. Il non fare la mia volontà è vita divina che perdono le creature, e perciò essa regnante in te ti fa sentire, col privarti di me, il dolore di tante vite divine che gli troncano le creature, per ripararsi e rifarsi in te tutti questi atti di vita che le fanno perdere. Non sai tu che per formare il regno del Fiat divino deve trovare in te tanti atti suoi per quanti ne ha perduti? E perciò l'alternativo della mia presenza e della mia assenza per darti occasione di farti formare tanti atti di sottomissione alla divina volontà, per fare rientrare in te questi atti di vita divina che gli altri hanno respinto. E poi non ti ricordi che io domandavo a te quanto ti manifestai sulla tua missione sul Fiat Eterno, il sacrificio di soffrire tante morti, per quante creature uscivano alla luce del giorno, per quanti avevano respinto la vita della mia volontà? Ah, figlia mia, il non fare la mia volontà è vita divina che respingono le creature. Non è come non fare le virtù che respingono le gemme, le pietre preziose, gli ornamenti, le vesti, che non volendo se ne possono fare a meno. Respingere invece il mio volere è respingere i mezzi per vivere, distruggere la fonte della vita, è il più gran male che può esistere. E perciò chi fa tanto male non merita che vive, anzi merita che muoia a tutti i beni. Non vuoi tu dunque rifare la mia volontà di tutte queste vite che gli hanno troncate le creature? E per far ciò non ti conviene soffrire una pena, ma una mancanza di vita divina, qual è la mia privazione. La mia volontà per formare il suo regno in te vuole trovare in te tutte le soddisfazioni che le creature non gli hanno dato, tutte le sue vite che doveva far sorgere in loro, altrimenti sarebbe un regno senza fondamenta,
senza dargli diritti di giustizia e senza le dovute riparazioni. Ma sappi però che il tuo Gesù non ti lascerà a lungo, perché lo so anch'io che non puoi vivere sotto il torchio di un martirio così duro. Oltre a di ciò, mi sentivo afflitta perché, essendo venuto il reverendo padre che deve occuparsi per la stampa degli scritti sulla Santissima Volontà di Dio, volle essere consegnato tutti gli scritti, senza lasciarmi neppure quelli che lui già ne teneva le copie, con il pensiero che le cose più intime tra me e Gesù erano fuori e il non poter neppure rivedere ciò che Gesù mi aveva detto sul suo santo volere mi tormentava. E Gesù, ritornando, mi ha detto: «Figlia mia, perché tanto ti affliggi? Tu devi sapere che ciò che ti ho fatto scrivere sulla carta l'ho scritto prima io, nel fondo dell'anima tua, e poi te l'ho fatto passare sulla carta. Anzi, ci sono più cose scritte in te che sulla carta. Perciò, quando tu senti il bisogno di rivedere ciò che riguarda le verità sul Fiat Supremo, quando darai uno sguardo nel tuo interno, subito rivedrai ciò che vuoi. E per essere certa di ciò che ti dico, guarda adesso nell'anima tua e vedrai tutto in ordine ciò che ti ho manifestato». Ora, mentre ciò diceva, io ho guardato nel mio interno, in un solo sguardo vedevo tutto, vedevo pure quello che Gesù mi aveva detto ed io avevo omesso di scrivere. Quindi ho ringraziato il mio amato bene e mi sono rassegnato offrendo tutto a lui, il mio duro sacrificio, e che per compenso mi desse la grazia che la sua volontà fosse conosciuta, amata e glorificata. Iniziamo questa meditazione tornando di nuovo sul tema della privazione di Gesù. Il terribile martirio, ecco, di questa santa anima. Dice lei stesso: «Che martirio nuovo è mai questo? Non mai sentito morire tante e tante volte e poi morire. Sentirmi mancare la vita senza la dolce speranza di prendere il volo per la mia patria celeste». Gesù spiega una cosa oggi veramente stupenda. Che questa privazione, che è, per chi ha conosciuto come Luisa l'intimità con Gesù, è una sorta di morte assoluta, morire tante e tante volte e poi morire, è qualche cosa di inimmaginabile per noi. Ti manca la vita, ti manca il respiro, cioè è una cosa allucinante, peggiore della peggiore delle sofferenze. E dice: che cos'è questo? Attraverso questo tu vivi in maniera drammatica l'esperienza di tutti coloro che respingono la mia volontà, che respingono la vita divina e la distruggono in loro, cioè è una riparazione. Gli altri la respingono e da questo respingerla deriva la loro morte proprio assoluta, anche senza che se ne rendano conto. Invece tu ti rendi conto della morte assoluta e la vivi, che viene dalla privazione di me, e con questo ripari questa follia senza pari dell'uomo. Rileggo il passaggio, perché questo dobbiamo mettercelo bene in testa, perché ci fa comprendere anche molto bene che cos'è la riparazione cristiana, la penitenza cristiana. Cioè, la penitenza cristiana è sempre un atto uguale e contrario rispetto a quello con cui si è trasgredita la legge divina, si è offeso il Signore, che serve proprio a ribilanciare, a riequilibrare quanto è stato veramente
distolto, distrutto dalla volontà umana. Rileggo il passaggio. Tu devi sapere che la mia volontà è vita, ma ogni qualvolta che le creature non la fanno, la respingono, è una vita divina che respingono e che distruggono in loro. E ti pare poco il dolore, il martirio continuato del mio volere nel sentirsi troncare come sotto un ferro micidiale tanti atti di vita che con tanta bontà vuol far sorgere nelle creature e per ricambio di questa vita divina troncata in loro fanno sorgere la vita delle passioni, del peccato, delle tenebre e delle debolezze. Quindi da un lato questa riparazione estrema, dall'altro però, ed c'è anche la condivisione amorevole della sofferenza di Gesù. Qui Gesù ne parla. Ti pare poco il dolore, il martirio continuato del mio volere? A noi queste cose ci sembrano sempre un po' un po' particolari, non vorrei dire strane, no? Perché dice, ma come Gesù soffre in questo modo indicibile? Ma se Gesù è Dio, ma se Gesù sta nel regno dei beati? Sono le domande che la nostra piccola e limitata intelligenza si pone, no? Noi dobbiamo stare a quanto ascoltiamo, cioè esiste un modo non comprensibile per noi, un modo che tra l'altro non tocca l'immutabilità divina né la sua eterna felicità, però è reale, d'accordo? Ti pare poco il dolore, il martirio continuato del mio volere nel sentirsi troncare come sotto un ferro micidiale tanti atti di vita, no? Dice, allora lo immagino, no? Dice, stroncare sotto un ferro micidiale è come se, immaginiamo, la divina volontà stendesse una mano, la volontà umana prende una sciabola e gli taglia la mano, troncare sotto un ferro micidiale tanti atti di vita che voleva far sorgere nelle creature. Cioè lui allunga la mano per darti una carezza e tu prendi la sciabola e gli tagli la mano. E allora che succede? E perciò l'alternativa della mia presenza e della mia assenza, per darti occasione di farti formare tanti atti di sottomissione alla mia volontà, per fare rientrare in te questi atti di vita divina che gli altri hanno respinto. Quindi un altro elemento ancora. Quindi tutti quanti questi atti divini respinti che hanno provocato un dolore immenso e non soltanto deve essere riparato, ma tutti quanti quegli atti respinti rientreranno in te ogni volta che io ritorno. Prosegue Gesù, non fare la mia volontà è vita divina che perdono le creature. E perciò essa regnante in te ti fa sentire col privarti di me il dolore di tante vite divine che gli troncano le creature. Cioè, attraverso quell'esperienza, Luisa vive ciò che tutti quanti gli uomini stolti non vivono quando respingono la divina volontà, ma anche se no, non vivono, non sentono, perché a viverlo lo vivono, perché noi vediamo che il mondo è un cimitero continuo non soltanto fisico, ma proprio un lago di morte e di corruzione, solo per questo motivo, perché la divina volontà non regna. Cioè, non si tratta qui di essere fanatici o integralisti o fondamentalisti, ma noi cristiani su questa cosa qui, se non ne siamo convinti, cambiamo religione, insomma, diventiamo atei. Cioè, l'unica causa di tutti i problemi del pianeta Terra, ma nessuno escluso, compresa la pandemia, è che gli uomini non fanno la volontà di Dio, la volontà di Dio non regna. Siamo in mezzo a un cimitero continuo di atti di volontà umana. Cioè, se noi potessimo vedere, se avessimo degli occhiali celesti, noi vedremmo in continuazione una carneficina. Carneficina di cosa? Carneficina di vita divina. Tu dici, Gesù, è una vita divina che respingono, che distruggono in loro. Cioè, ma sarebbe, se noi lo potessimo vedere, ma io penso che uno morirebbe di crepacuore, comincerebbe ad andare in giro a prendere di petto le persone, a dirgli, ma brutto matto, ma che stai a fare? Falla finita, falla. La vuoi far finita? Come tutte le cose della fede, come ben sappiamo, le cose della fede sono coperte da un velo. Ecco. Quindi, quando un tempo si usavano, insomma, era molto meglio, cioè,
purché uno capisca il senso, no? Velare si usava nella messa in rito antico, si può usare anche nella nuova, anche se non lo fa quasi nessuno, per esempio, velare il calice con la patena, no? Quindi non erano cose che si facevano tanto per fare una messa in scena, una cosa più carina, diciamo così, un po' più suggestiva, un po' più mistica, d'accordo? O un gesto, come dice qualcuno, un devozionismo sterile che non serve a niente, ecco, tutti questi orpelli, tanto basta che ci sta il calice e la patena, che ci fa? La messa si celebra con quelli che so, tutti quanti sti fronzoli. Ma questi sono proprio discorsi stolti, d'accordo? Non voglio dire da stolti perché salviamo chi li dovesse fare che non sa quello che dice, no? Ma oggettivamente sono discorsi stolti. La sapienza della Chiesa aveva veramente. Lì c'è il velo perché quando quel velo sarà tolto, quindi all'offertorio, che poi c'è la consacrazione, il velo è tolto, d'accordo? Ma tu ti devi ricordare che tutto quello che avviene continuerà a rimanere velato perché non vedi nulla di quello che accade. Non è che noi vediamo Gesù Cristo in croce quando il sacerdote consacra, però c'è il crocifisso sull'altare. Perché il crocifisso è un simbolo di Cristo crocifisso, è un ricordo di Cristo crocifisso. Ma attenzione, tu vedi il simbolo, ma sull'altare, ecco perché non si può celebrare la messa senza la croce sull'altare, cioè sull'altare quella cosa si compie, ma tu non la vedi. È impressionante. Il dolore di tante vite divine che gli troncano le creature per ripararsi e rifarsi in te tutti questi atti di vita che le fanno perdere. E questo ha dovuto soffrire questo martirio allucinante della sua privazione. Ripeto, questa non è cosa, cioè, se non si ricevono delle grazie in via straordinaria, come non succede, cioè, noi possiamo farci una pallidissima, come dire, idea, ma proprio lontanissima di quello che Luisa viveva, se almeno qualche piccola consolazione, come dice San Paolo, l'abbiamo ricevuta dal Signore nella preghiera, durante una comunione, in qualche momento, no? Cioè, chi l'ha vissuta e ascolta queste parole sa bene di cosa si tratta, perché qui non si tratta di illudersi, di dire ma forse il Signore mi ha parlato, mi ha detto, ma cioè, se il Signore ti visita con la sua grazia e si fa sentire, tu lo senti, punto. E è inequivocabile che sia Lui. Ecco, Santa Teresa diceva, chi l'ha vissuto capisce, chi non capisce non l'ha vissuto. Allora, queste sono cose però non straordinarie, cioè se uno c'è una consolazione durante un momento intenso di preghiera, non è che è un mistico, d'accordo? È una cosa normale, non ce l'ha quasi nessuno, o meglio, ce l'hanno in pochi, non quasi nessuno. Perché? Perché pochissimi pregano sul serio. Ma Santa Teresa nel Castello Interiore dice, le ultime vette della vita mistica, il Signore di per sé le apre potenzialmente a tutti. Non le trova quasi nessuno perché nessuno ci dedica tempo, nessuno si applica, tutti si scoraggiano. La prima volta che si mettono a pregare vorrebbero fare, vorrebbero essere rapiti, capito? La prima volta che ti metti a pregare non succederà mai. Cioè, le prime grazie sensibili nella preghiera vengono dopo anni. D'accordo? Dopo anni di applicazione che tu ti metti costantemente, prima cominci con la preghiera vocale, poi con la meditazione, poi un giorno non te vai, la fai lo stesso, un altro giorno non c'hai voglia e ti superi, un'altra volta ti sembra che stai a perdere tempo, che stai a parlare da solo, voglia a te. Cioè, dopo tutte queste cose, il nostro Signore ti farà sentire la sua presenza, perché Dio fa così. Non è che dà le cose sante ai cani o le perle ai porci, come dice nel Vangelo, non è che tu appena compari, sì. Quando un suo figlio lontano si avvicina, lui qualche carezzina gliela fa sempre, insomma, no? Quindi, ma si tratta di cose abbastanza leggere. Quindi, chi ha vissuto questo e poi nostro Signore lo fa stare a lungo senza, un pochino soffre, ma un pochino, d'accordo? Allora, cioè, quel pochino è una lontananza proprio, proprio remota di quello che viveva questa santa anima. Che si arriva poi alla parte centrale del messaggio di questo brano, no? Lo leggiamo perché è un altro piccolo capolavoro. Figlia mia, il non fare la mia volontà
è vita divina che respingono le creature. E Gesù qui va anche oltre, cioè non è come non fare le virtù che respingono le gemme, le pietre preziose, gli ornamenti. No, no, respingere il mio volere è respingere i mezzi per vivere. Cioè, i mezzi per vivere sarebbe come se uno, come dire, butta via, cioè non respinge le cose che gli servono per campare, cioè da mangiare, da bere, da vestirsi, i soldi per pagare bollette, insomma, proprio lo stretto necessario per vivere. Distruggere la fonte della vita. Distrugge la fonte della vita, la fonte della vita. Ancora, il più gran male che può esistere, ma io mi chiedo, noi ne siamo convinti, cioè chi ascolta questa condivisione dovrebbe insomma avere un minimo di interesse per la divina volontà, no? Quindi dovrebbe rientrare tra i cattolici, diciamo così, almeno un pochino convinti, cioè, ma vogliamo andare a fare un sondaggio tra i battezzati comuni, insomma, no? Tra tutti i battezzati, a chiedergli: tu sei convinto che il più gran male che può esistere sul pianeta Terra è respingere il divino volere? Vogliamo fare una prova? Vediamo le percentuali. Quanti saranno? L'1%, il 2%, il 10%, lo 0,0001%? Quanti saranno? Guardiamoci un pochino intorno, no? Il più gran male che può esistere, da cui, sottinteso, tutti i mali derivano. Tutti i mali derivano, tutti, nessuno escluso. Fisico, morale, psichico, spirituale, tutto quello che vuoi. Tutto, esistenziale, qualunque cosa. Senza esclusione alcuna. E perciò chi fa tanto male non merita che vive, anzi merita che muoia tutti i beni. Ed ecco la morte di Luisa, che si sente morire, riprendiamo l'espressione, no? Morire tante e tante volte e poi morire. Ma che martirio nuovo è mai questo? Cioè il martire, c'era la commedia romana, Rugantino, diceva Rugantì, una botta e via, cioè il martire dice vabbè, bisogna morire, va bene, andiamo, mi tortureranno, ma finirà la tortura, quanto può durare? Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, poi arriva la morte, poi è finito. E no, qui non è così. Qui c'è una morte e poi un'altra morte e poi un'altra volta e poi un'altra morte e poi un'altra morte, ma senza morire, rimanendo in vita. È terribile. Dice, non vuoi tu rifare la mia volontà di tutte queste vite che gli hanno troncate le creature? Ancora questa immagine, troncare la vita della divina volontà, no? La sciabola, la ghigliottina, d'accordo? Proprio le immagini proprio più crude, no? Dice, e per far ciò ti conviene soffrire non una pena, questo sarebbe poco, ma una mancanza di vita divina. Qual è la mia privazione? Cioè, capiamo che uno dei motivi, non l'unico, ma certamente uno dei motivi principali per cui il Signore aveva fatto conoscere a Luisa le grazie straordinarie della sua presenza era per togliergliele. Era per togliergliele, ma non per crudeltà, ma per metterla in condizione di riparare questa tragedia. E attenzione, e qui ogni tanto dobbiamo ricordare queste cose, perché qui a forza di misericordia, 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 io tante volte ne ho parlato di queste cose, si dimentica che Dio è anche giustizia, la giustizia ha dei diritti ed esige delle riparazioni. Non esiste, come dire, santità autentica, non esiste espressione magisteriale e sottoscritta, diciamo così, e avente il crisma dell'autenticità, che queste cose non le abbia da sempre insegnate. E queste cose non cambiano, non possono cambiare, non le può cambiare nessuno, perché è la realtà oggettiva dei fatti. Allora dice: la mia volontà per formare il suo regno in te vuole trovare in te
tutte le soddisfazioni che le creature non gli hanno dato, tutte le sue vite che doveva far sorgere in loro. Non si sprecano le grazie di Dio, altrimenti sarebbe un regno senza fondamenta. Attenzione, senza dargli i diritti di giustizia e senza le dovute riparazioni. Cioè, qualcuno tronca la vita divina in sé con un atto scellerato e da folle, e il nostro Signore dice: ah, vabbè, non fa niente, pazienza, andiamo avanti. Non funziona così. Ci deve essere qualcuno che dice: quello l'ha troncato, lo prendo io. Con tutte le conseguenze, però, perché per prenderlo tu devi rivivere il dolore dato alla divina volontà da parte di chi l'ha troncato, ed è quello che è oggetto della meditazione di oggi. Poi Gesù la consolisce: però sappi che il tuo Gesù non ti lascerà a lungo, perché lo so anche io che non puoi vivere sotto il torchio di un martirio così duro. Ecco, quindi meditiamo su queste cose, soprattutto, ecco, mano a mano che ne prendiamo coscienza, procuriamo, per quanto sta in noi, di non fare questa follia, insomma, di non distruggere i mezzi per vivere, di non respingere la vita divina, d'accordo? Di non andare ad essere la causa di ogni male, ma di accogliere quello che il Signore ci dona e nel nostro piccolo, ecco, piccolo piccolo, anche riparare per tanti infiniti atti di volontà umana che incessantemente vediamo appunto sotto i nostri occhi. Bene, oggi siamo entrati ancora un po' di più nel cuore di questa creatura straziata, ecco, che ci ricordo a Santa Vergine Maria anche gli strazi atroci che tu stessa hai vissuto nella tua vita terrena, tutte le separazioni concrete da Gesù, non parliamo di quello che è successo sotto la croce, o della nostalgia indicibile cominciata nel tuo cuore nel giorno dell'ascensione. Certamente anche queste cose che hai vissuto tu erano sicuramente, senza nessun dubbio, senza nessuna ombra di dubbio, ulteriore, ecco, riparazione alla follia umana, che va a respingere e a distruggere la fonte della vita in sé. Ecco, se queste cose ci penetrassero nel cuore, che prima di dare vita alla nostra volontà umana ci pensassimo non una, ma un milione di volte, ecco, sarebbe certamente una meditazione fruttuosa e ben riuscita. Aiutaci, oh Santa Vergine Maria, ecco, a ben interiorizzarla e viverla. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santa. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.